Chieti che di più contro un ottimo Sora non avrebbe potuto. Troppe le vicissitudini dei neroverdi. Tutto in fretta, in poco tempo, con un assemblaggio avventuroso, diverse defezioni, ma anche al Sora mancavano pezzi come Ripa, Campanile e Bencivenga, e una forma approssimativa dei vari De Cresce, De Matteis, Andreotti. Senza Di Matteo, Zaccagnini, Calabrese, forse Ferraro potrebbe firmare domani, il Chieti ha bloccato con coraggio, determinazione, verve giovanile dei brillanti Gabrieli, Di Filippo, Fois e Millesi, un undici che ha tentato di tutto per vincere il match. Protagonisti Musarra e Terzaroli. Il primo ha neutralizzato un rigore e detto no all'incolore ex di turno di Giovannantonio, che a Gela naufragò con gli altri. Il secondo, Terzaroli, ha fatto impazzire la difesa ciociara. Parte con una esitazione alla retroguardia teatina. All'ottavo Di Stefano, che uscirà per infortunio, tentenna con Musarra. Decimo, bomba di Di Giovannantonio. Musarra si oppone in angolo. Sedicesimo, Capparella chiude un bel rasoterra. Ancora Musarra pronto. Venticinquesimo, traversone da sinistra, forze De Matteis, cintura Monari, Perferone penalty. Capparella cerca l'angolo, ma trova le mani extra large di Musarra. Ruggisce anche il Chieti, appena dopo. Fois prova di prima, Rocca è lesto a ribattere in angolo, da cui prende il via il missile di Terzaroli a fil di sette. Gara viva, ritmo sostenuto, match che diverte. Trentanovesimo, dall'angolo di Di Giovannantonio, incorna Monari, che così espugnò Chieti un anno fa, ma la mira è fuori di un palmo. Finalmente Chieti al 43esimo, Millesi imbeccato in aria alla perfezione, il tiro rasoterra è pronto, ma Rocca pure. Ripresa, terzo, Fois a destra per De Matteis, pronto il cross per Millesi che alza da 2 metri. Pericoloso contropiede di Monari al 12esimo, Carillo rimedia. Poi molto equilibrio, solo al 38esimo, scarpa da un brivido sulla schiena di Rocca, una punizione a fil di 7 che promette bene per il futuro teatino. Contro un avversario da playoff sicuramente, chi di oggi non ha certo sfigurato, anzi, Presidente Buccilli? No, niente, diciamo, la partita era quella che volevamo noi, lo 0-0 avrei firmato una cambiata in bianco per questo 0-0, diciamo. Sapevamo le difficoltà nostre, la difficoltà di incontrare un avversario così blasonato e così forte, quindi siamo contentissimi di questa prestazione. Eravamo un po' timorosi di avere un calo, diciamo, a metà secondo tempo, questo è avvenuto, ci hanno fatto un po' soffrire, poi ci siamo ripresi e siamo usciti bene fino alla fine. Sentire, questa squadra ha bisogno di rinforzi oppure è bene così, insomma? Ma noi adesso lavoreremo una settimana con tranquillità, perché diciamo questo risultato ci dà l'opportunità di fare qualcosa di tranquillo. Domani arriva Ferraro, un giocatore di categoria superiore, ben messo fisicamente, ben allenato e con molta voglia di fare bene. Rientrerà fra 15 giorni, rientra Oscar Di Matteo, e penso che due giocatori con questa squadra qua, con i vari Carillo, Musarra, i giocatori Terzaroli, Andreotti, così, e dei buoni giovani interessanti, diremo anche la nostra. Bruno Pace, oggi la parte del Sora l'ha fatta il Chieti, una squadra che aveva i playoff, invece questo Chieti che è uscito prepotentemente. Ma prepotentemente, insomma, a me sarebbe piaciuto vincere, non si può. Quando ho visto Millesi solo davanti alla porta ho detto vinciamo, poi però quando ho visto loro battere il rigore ho detto qua, perché invece un pareggio che accettiamo volentieri, considerando anche le condizioni in cui ci muoviamo, insomma stiamo cercando di migliorarci, sicuramente lo faremo, però c'è ancora un po' di pazienza, un po' di. Quello che importa, tranne l'ultimo quarto d'ora, che ecco, in cui siamo stati imprecisi, nervosi, eccetera, che non abbiamo sfigurato molto, anche se abbiamo sfondato quasi sempre sulla destra, mentre di là, io loro ho messo persi apposta perché è uno che ha corsa, eccetera, eravamo uno in più perché volevo vincere la partita. Mi sono pentito, ho detto se doveva pareggiare era meglio De Cresce che sta tenendo la palla, perché questo ragazzo, con tutto il rispetto per lui, che è un bravissimo ragazzo, un ottimo giocatore, però è uno che. E io l'ho messo per fargli fare la fascia proprio a 200 all'ora, che ha un buon piede con sinistra, e invece. L'emozione, entrare a freddo, comunque la domanda è esaurita. Questo ritorna Di Matteo, rientra, suo rientra la prossima settimana, poi con Ferraro in più, almeno per domani. Di Matteo per me è un ottimo giocatore, si sta impegnando molto, ma sono buoni anche gli altri due, quindi sono 3 attaccanti più Martino. 4 è il minimo che si possa avere per affrontare un campionato così. Poi con Ferraro che arriva domani, quindi la squadra che cresce anche di ha detto che arriva domani.